Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod di vita da gangster. In questo video a grande richiesta ritorneremo a svaligiare gli appartamenti, ma non appartamenti così, appartamenti di possibili affiliati alle gang, quindi gente che è armata al 100%, ha da nascondere tante cose di valore, quindi ragazzi in questo video ci voglio provare perché sarà tipo un anno che non facciamo un video così dove svaligiamo gli appartamenti come dei topi in cerca di portafogli, no? Di televisori, stereo, telefoni, gioielli, di tutto, ragazzi, non vedo l'ora. Allora, come state vedendo, qua abbiamo sempre la Golf 8R, l'ho riverniciata perché siamo in continuo aggiornamento qui, come sempre, ed è diventata nera opaca con le luci rosse, ragazzi. E non appena mettiamo in moto, guardate qua, saliamo, si accende tutto. Mamma mia, ragazzi, che cattiveria questa Golf. Scoppietta sempre di brutto. Mamma mia. Allora, e non finisce qua, non finisce qua. Perché adesso andiamo a Grove e là ci aspetta il Mercedes Sprinter. Il camioncino, no, ragazzi? Tutto nero, bello, pronto per rubare, pronto per raccogliere tutti gli oggetti di valore, no? La TV, quelle cose là, quindi andiamo subito a vedere se è pronto. Andiamo verso Grove e vediamo di svaligiare gli appartamenti. Perché comunque c'è il contatto che mi dà le soffiate, no? Dicendo sì, vai là, diciamo è un posto isolato, c'è gente, ce la puoi fare e puoi trovare posti, cioè puoi trovare cose costose, quindi mi fido, ecco. Guarda qua, ragazzi, guarda qua questa Golf che non si arrende, non si arrende sta Golf. Tiriamo, guarda i contachilometri. Scorpietta. Un rumore assordante, ragazzi. Comunque, vediamo un attimo se è tutto pronto. Eh sì, e che ci fa quell'alfa lì? Vabbè, qua ogni tanto, ragazzi, una novità. Mettiamo la macchina a posto, così. Perfetto. Spegni tutto. Ehi, calmo. Allora, ragazzi, come state vedendo, questa qua, vabbè, è un Alfa Romeo di un certo livello. Ha fatto la storia. È l'originale. Ce l'abbiamo noi e non si sa il perché. E non è mia, è di qualcuno di questi qua dei Families. Però per farvi capire, ragazzi, guardate che pezzo che ci sta qua. Allo Santos, originale. Questo è originale, ragazzi, vedete? Alfa Romeo 155 V6 Ti, che ha proprio fatto la storia, no? Delle corse, questa qua. Ed è proprio lei, non è una versione, una replica per dire, no? Quella finta, no? Questa qua. L'hanno rubata, ragazzi, l'hanno messa qua e diciamo ci escono comunque la domenica così. Comunque il Mercedes Sprinter è questo, ragazzi, vedete con la targa King ed è tamarro, come state vedendo, ragazzi. È un Mercedes Sprinter Airstream Autobahn, quindi tedesco al 100%. Era un ex pulmino scolastico che noi comunque abbiamo rubato, l'abbiamo trasformato in pulmino per rubare, però come state vedendo cerchi Lega Rossi con la scritta che palle proprio, ragazzi, con la scritta che palle, che poi sarebbe lo sponsor delle corse di GTA. E il posteriore è fatto così, vedete? Airstream Autobahn, classico furgoncino qua, ragazzi, che la gente si deve stare attenta, perché questi furgoncini che rapiscono fuori le scuole, ok? Vabbè, quello deve essere bianco, eh. È stato sempre un classico, no? Il furgone bianco fuori dalla scuola parcheggiato che rapisce i bambini, no? Penso che un po' tutti noi abbiamo sentito una storia di questo tipo, no? Del furgoncino bianco. Però noi lo useremo per rubare, non ci interessa i bambini. E là c'è lo stadio e tutto. Mi è stato detto che è tutto a posto, ragazzi, quindi possiamo salire. E andiamo all'interno, ve lo faccio pure vedere. Guardate qua. Allora, questi qua sono gli interni. Bellissimo. Questo qua è il posteriore. E niente. Vedete? Hanno fatto sì che è veloce, perché comunque siamo di terza a 120, non è per niente male. È maneggevole. E quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Dobbiamo stare attenti in questo video. Per questo mi sono portato la pistola silenziata, perché comunque molto probabilmente c'è da sparare. Andiamo di qua così. E noi possiamo andare anche qua. Ok.
Ok ragazzi, perfetto. Eccolo qua il boss. Vabbè, io lo chiamo boss, è uno scemo, eh. È quello che ci dà le soffiate. Eccomi qua, allora ce l'hai qualche casa per me, eh? Che tu mi hai detto che mi chiamavi in questi giorni se c'era un po' di movimento, quindi mi raccomando. Perfetto ragazzi, vi ho dato l'ok, quindi riceveremo il messaggio. Quando c'è qualcosa da fare, ovviamente lui ce lo dirà, ma tanto ce lo dirà non appena mettiamo piede fuori da questo meccanico. Nel frattempo cerchiamo di dare poco nell'occhio con questo furgone. Ok ragazzi, c'è una casa, fammi vedere dove. Ok, mi piace, accettiamo. Ed è dei pressi di Vinewood. Ok, quindi parliamo di una casa abbastanza lussuosa, ecco. Di che casa stiamo parlando? Mi sa qua dentro, ragazzi. Forse qua. Shhh, facciamo silenzio, devo indagare, ragazzi. Anzitutto mettiamo la maschera. Sì. Facciamo con calma, ragazzi. Quindi adesso prima di tutto dobbiamo scassinarla. Poi ci dobbiamo assicurare che non c'è nessuno. Se c'è qualcuno, ovviamente sparare a vista, quindi non possiamo avere testimoni, capito? No! Piano. Shhh. Ok. Ok. Perfetto, perfetto ragazzi, quindi siamo riusciti. Ok. Spariamo, spariamo ragazzi. You happy now? Ora ragazzi, dobbiamo sbrigarci. Non facciamo rumore, eh. Vediamo se c'è qualcosa da rubare. Ok, la TV. Buono. Perfetto. Shh. Avete visto quanto si rischia, ragazzi? Avete visto, no? Esci. Piano, piano, piano. Mettiamo tutto dentro. Ok, andiamo avanti. Mamma mia ragazzi. E dobbiamo sempre assicurarci che non c'è nessuno, eh. Quindi torce in mano. Vediamo qua. Computer, vediamo. Sì. Prendilo. Ok. Shhh. Buono, buono. Vabbè, rubare il computer, ragazzi, perché oltre a farci soldi, possiamo pure capire questi qua cosa ci avevano dentro, capito? Quindi avere delle informazioni. Ritorniamo dentro, facciamo rumore, ragazzi, perché qua se sale il rumore in basso a destra, sarebbe che poi i vicini si insospettiscono e chiamano la polizia, capito? Vedete come sale? Appena faccio dei movimenti. Allora, vediamo qua. Cerca, cerca, vediamo se c'è qualcosa. Ok, $22, ci faccio niente. Qua? Qua niente, perfetto. Qua. Ok, andiamo avanti. Qua nulla. Qua nulla. Andiamo qua, ragazzi. Ok, qua sì, possiamo cercare nei cassetti. Ok, un telefono. Qua. Ok, possiamo rubare un'opera d'arte, ragazzi, che adesso è sotto forma di statua. Però è come se avessimo rubato quel quadro lì, che è di valore, appunto. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Usciamo da qui. A più presto. Shhh. Buono, dobbiamo sbrigarci, ragazzi, dobbiamo sbrigarci. Ok. Diamo uno sguardo pure qua in cucina, non si sa mai. Ok, qua sotto. Ok, $150. Vediamo qua dentro, che di solito li mettono anche nei cassetti. Ok, un coltello. Vediamo qua. Ok, un telefono. Qua dentro niente, perfetto. Vi faccio sempre un giro veloce, ragazzi. Oh, il telescopio. Il telescopio. No, no, che uso. Andiamo di qua.
Lo stereo, lo stereo. No, ragazzi. Abbiamo fatto troppo rumore che mi sa che hanno allertato la polizia. Non ne sono sicuro, però mi sa di sì, infatti. No. Perché si va pure di qua? Però mi pare di no, ragazzi. Mi do l'ultimo sguardo in camera da letto e poi vediamo un attimo sul retro se c'è qualche veicolo, qualche moto. Ormai il rumore è stato fatto e va bene così. Andiamo di qua. Ok, qua dentro. Un altro telefono. Buono. Ok, 200. Abbiamo fatto circa 1000 dollari, ragazzi. Qua niente, qua niente. Ok, possiamo andare, possiamo andare. Ora ci vediamo un attimo sul retro. Piano, piano. Vediamo se c'è qualcosa di qua, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa. Che cos'è questa? Una Suzuki RMZ. Prendi, prendi, prendi. E ce la prendiamo a questo punto, ragazzi. Ok. Ora metto tutto nel furgone, ragazzi, e ce ne andiamo. Ok, ragazzi, moto messa. E adesso dobbiamo solamente andare via da qua. Prima che arriva la polizia. Ok. E adesso dobbiamo vendere tutto. Dobbiamo vendere tutto, ragazzi, a questo punto qua, vedete? E vediamo quanto riusciamo a ricavare. Ok, ragazzi, vendo le robe. Iniziamo dalla TV. Vediamo quanto ci dà. Ok, 4.000 dollari, andiamo avanti. Il computer. $4.000 per il computer. Ok, vediamo la statuetta. Ok, 5.000 dollari. E poi lo stereo. Perfetto. Ragazzi, buono, buono così. Poi che ci abbiamo più. Ok, ragazzi, io vendo due telefoni per 1500 euro. Buono così, non ci abbiamo più niente, ragazzi. Perfetto così, la moto me la tengo perché quella là ci può servire a noi. E niente, passiamo avanti e vediamo di accettare un altro colpo. Perfetto, ragazzi, abbiamo venduto tutto. Perfetto, ragazzi, siamo ritornati al Grob. Abbiamo venduto tutto, abbiamo fatto all'incirca 15.000 dollari. Ma adesso andiamo al secondo obiettivo che sarebbe a Mirror Park. Vediamo là cosa ci aspetta, vediamo un po' la situazione, però c'è da dire, ragazzi, che rubare nelle case è rischioso, ovviamente, no? Perché è possibile pure che ti arriva qualcuno, ti ammazza, però si fanno i soldi veloci rispetto allo spaccio. Allo spaccio sì, ok, un'ora, 2 ore, ti rifai 15.000, però sei sempre pure là con gli occhi aperti, la polizia, invece qua avete visto, no? Se te la sai giocare bene e ti stai attento, comunque 15.000 te li fai in pochissimo tempo, quindi non so a quel punto che conviene. Oh, la polizia, carabinieri, dico, a quel punto non so che conviene, se rubare nelle case o spacciare, ma penso più spacciare perché comunque c'è più azione, no? Dai, vuoi camminare tu? Mamma mia, ragazzi, si è messa pure questa polizia qua. Oh, ok, l'ho toccato. Vabbè, me ne vado proprio, arrivederci. Andiamo a Mirror Park. Ragazzi, come viaggia questo furgoncino della Mercedes? Salve, mi scusi, ma lei deve andarsene perché dobbiamo effettuare dei lavori adesso qui, ok? Se ne vuole andare via, per favore. State calmi che dobbiamo fare dei lavori qua in strada, quindi se ve ne potete andare è la miglior cosa. Buono, buono, ragazzi, vattene via, cagno, cagno, vattene via, vi do un calcio, vado al padrone. Ok, perfetto, ragazzi. Piano piano, piano piano. Riprendiamoci la pistola e scassiniamo. Ok. Buono. Buono. Oh no, ho sbagliato. Ok, yes. Ora si va in casa, ragazzi. Ora si va in casa. Perfetto, ragazzi, facciamo attenzione.
proprio un gioiello. Buono. O c'è qualcuno, ragazzi? Aspetta. No. Sono i Ballas. Ehi, ragazzi, facciamo attenzione. Ok. Vediamo se li posso accecare. Ok. Vedi, li sto accecando. No. And people say I'm a disgrace to society. Buono, ragazzi. Vabbè, non ci sia nessuno. Ok, ragazzi, perfetto. Vai, inizia e continuiamo a rubare. Gioielli. Oh, la cassaforte. Ehi. Ok, piano, Franklin. $59,438. Oh mamma mia, ragazzi. Soldoni. Oddio. Vediamo qua. Perfetto, 232.000. Andiamo avanti. Cerchiamo. Ok, qua niente. Perfetto, ragazzi, abbiamo lo stereo. Buono così. Ok, ragazzi, mettiamo a posto. Perfetto. Perfetto, ragazzi, ho preso tutto. Però andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa sempre nel garage. Oh, sì, le moto loro. Le moto, ragazzi. Vediamo un attimo, questa è un Honda Bros. Questa è una BMW, forse. Sì, una BMW. E questa è una Kawasaki Z800, credo, ragazzi. Vai, prendiamole e le carichiamo tutte. Vedete, ancora con le chiavi. Shh. Perfetto, ragazzi, mettiamo tutto qua, che adesso ci carichiamo tutto. Ok, vai. Prendiamo questa. Ma che figata questa. Vai. Prima che si insospettiscono. No, ragazzi, qualcuno ha chiamato la polizia. Veloci, carichiamo tutto dentro e ci vediamo non appena ho fatto, ragazzi. Prima che arrivano, vedete, abbiamo ancora tempo. Vai. Apriamo subito qua e mettiamo tutto dentro. Mi si è dimenticato di chiudere la porta, però almeno c'è il pannello nero, ragazzi. Mannaggia. Ok. Qualcuno si è insospettito, Vai. Abbiamo 4 moto, ragazzi, altre TV e altre cose. Madonna. E in più abbiamo fatto 60.000. Buono, li stiamo seminando. Ottimo così. A questo punto mi vendo pure le moto, ragazzi, che ne dobbiamo fare. Vediamo tipo che tipo di proposta mi fa e gliele vendo. Eh sì. Io mi tengo solo gli oggetti buoni, ecco, come telefoni, eccetera. Perfetto, ragazzi, ottimo. Levati la maschera innanzitutto e vediamo la proposta.
sta un attimo valutando, ha detto, vediamo un po'. E nulla ragazzi, tenendo conto che sono veicoli comunque rubati, e ha detto se voglio un guadagno veloce mi offre per tutte queste moto, per tutte queste moto qua 60.000. Li accetto ovviamente, 60.000 più 15.000 di prima più 15.000 di adesso più 60.000 nella cassaforte, abbiamo fatto all'incirca un 200.000 ragazzi puliti puliti, quindi sì, accetto. Perfetto ragazzi, mi ha pagato 100.000 per questo lavoro di ora più la cassaforte, ok, 50.000, quindi 150.000 più quelli di prima, quindi circa 180-190.000. Nulla ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, finiamo qua questo video, arriviamo tipo a 2000 like e ne facciamo un altro di questo qua e vediamo sempre di puntare a persone ricche, quindi gang eccetera. E niente ragazzi, bella a tutti.